Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, ho appena guardato Torino-Juventus, insomma, siccome la Juventus nelle ultime partite mi stava dando soddisfazione, ho detto vabbè, continuiamo a guardarla, purtroppo è arrivata una sconfitta per il Torino, però apro una parentesi, voglio ringraziare di cuore veramente i tifosi del Torino che anche questa volta, e non è la prima volta, hanno fatto questa roba qui. Per me è sempre un piacere, è sempre motivo di orgoglio, è sempre motivo di vanto quando insomma la mia canzone viene cantata dagli interisti ma anche dai non interisti, quindi aver creato questo coro spottò contro la Juventus è veramente qualcosa che mi inorgoglisce tantissimo, e quando lo sento cantare non solo dagli interisti ma anche dalle tifoserie non dell'Inter, avversari, comunque tutti ci uniamo in questo coro come mai contro i tifosi della Juve, è veramente qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Ho postato anche la notizia che già un paio di siti hanno pubblicato, i tifosi della Juve, ma la vincerà il Torino la Coppa dei Campioni, ma voi non avete ancora capito che vi deridono tutti, non solo chi la Coppa dei Campioni l'ha vinta, ma anche chi sa che non la vincerà forse mai, come i tifosi del Torino. Cioè, lo scherno, la derisione è ancora più grave ed è ancora più grossa proprio quando ve la cantano le tifoserie, la cui squadra del cuore probabilmente non la vincerà mai la Champions League, ma lì diventa ancora più pesante, perché siete voi che dovete vincere la Champions League, siete voi che avete speso 150.000 miliardi negli ultimi 10 anni, che avete comprato Dybala, Ronaldo, Vlahovic, chi più ne ha più ne metta, per vincerla e ancora non l'avete vinta. E agli juventini che scrivono, ma Mastrangelo, non la vinci neanche te quest'anno la Champions League? Ma io sono l'ultimo che l'ha vinta, l'ultimo in Italia in ordine cronologico che l'ha vinta, quindi con voi posso parlare, forse starò zitto con i milanisti, insomma ne hanno purtroppo più di me, ma con voi della Juve posso parlare ampiamente. Fatta questo preambolo, veniamo alla partita. Il Torino, ragazzi, contro la Juve ha una maledizione proprio potentissima, perché non ci cava mai i zampetti, come diciamo noi Romagna. Cioè il Torino può beccare la Juve con la Juve in forma, può beccarla quando è morta, la Juventus arrivava a questa partita col morale sotto i tacchi, che aveva perso con l'Atletico Cammelli, col Monza, cioè con chi aveva pareggiato, aveva fatto fare un punto a Giampaolo, eppure il Torino quando becca la Juve non c'è un cazzo da fare, non la porta mai a casa. Anzi, l'avevo anche giocata la Juve, che io quando gioco la Juve vincente, di solito non vince mai, ho detto vabbè, continuiamo con questo andato, avevo messo l'X2 in Champions League contro il Maccabi Haifa, ha perso, ho messo l'X2 anche oggi, e vabbè, insomma, però sono ancora in piedi con la schedina, mi manca domani il gol di Lautaro. Quindi domani andrò a San Siro, insomma, e spero di portarmi a casa i 3 punti e i soldini. La partita com'è andata? È stata una partita abbastanza noiosetta. Il pareggio era probabilmente il risultato più giusto. Oh, ho visto un Lazzaro pimpante. C'erano alcuni ex interisti, ho visto un Lazzaro pimpante. Poi quando è entrato in campo ho visto anche un bel Caramò. Ho visto Caramella, la nostra vecchia Caramella, assatanato veramente, però veramente un Lazzaro che da quella parte ha messo in crisi più di una volta Quadrado, adesso ha messo in crisi. Secondo me, se ci mettiamo lì, sì, forse la Juve ha tirato in porta qualche volta in più, il Torino magari ha avuto momenti della partita dove ha gestito di più il pallone senza essere pericolosissimo. Bisogna anche dire che il Torino aveva alcune assenze importanti, anche la Juve ne ha tante, però insomma la Juve ha anche tante alternative, il Torino non è che abbia tutte queste alternative, quindi se il Torino lo mette un po' in crisi con qualche assenza le sente, l'assenza di Sanabria là davanti si è sentita. Nella Juve ho visto un centrocampo che non mi è piaciuto proprio,
Cioè, per me con Raffi Locatelli, ragazzi, non 35 milioni, quanto l'avete pagato? Pagato. Lo finite di pagare nel 2029, Locatelli, l'avete comprato con le offerte di poltrone e sofà, lo pagate prestito gratuito dei primi 16 anni, poi lo paghi in comode rate da 32 anni, vabbè, insomma, anche McKennie, le scherze McKennie, eh? Mamma mia, oggi proprio McKennie. Però avevo sempre paura che Vlahovic potesse fare una zampata, perché Vlahovic il colpo ce l'ha. Me lo sentivo perché tutte le volte che c'è il derby di Torino mi metto lì a tifare per il Toro, anche perché il Toro è una squadra che mi sta simpatica, perché sono tutte le squadre profondamente, con le tifoserie profondamente anti-juventine, comunque fanno fatica a starmi antipatiche. Il Torino è una squadra che mi sta simpatica. Me lo sentivo che quando era fine la pera la prendeva, che la peretta la prendeva. Adesso la Juventus, con questa vittoria, ha scavalcato di nuovo l'Inter. Ed è una cosa che mi urta. È una cosa che mi dà fastidio. Quindi noi domani, a maggior ragione, per rimettere la testa davanti alla Juventus, dobbiamo assolutamente vincere. L'Inter deve cominciare a fare un bel filotto di vittorie in campionato. Le prime vittorie che faremo, che spero, insomma, faremo, non dobbiamo guardare la classifica, perché la classifica adesso è brutta e non basterà né una né due, né forse se dovessimo fare tre vittorie in fila. La classifica adesso non è da guardare. Siamo a meno 8 e la classifica è brutta, brutta, brutta. Noi dobbiamo cercare di arrivare alla sosta del mondiale sperando di aver ridotto un pochettino questo distacco che abbiamo dalle prime posizioni. Vi dirò che se lo riuscissimo a dimezzare e ripartire a gennaio, che ne so, con un meno 4, a me andrebbe anche già bene, ci metterei la firma. L'importante ovviamente non è aumentarlo, ma non possiamo nemmeno lasciarlo così. Adesso è il momento di pigiare nel gas, dare del gas, pigiare nell'acceleratore, perché questo distacco che abbiamo da 8 deve arrivare almeno 4. L'obiettivo mio, che mi sono prefissato, è arrivare alla sosta del mondiale a meno 4 dalla prima, che sia il Napoli, che sia l'Atalanta, che sia il Milan, a meno 4 dalla prima. Poi, se sarà ancora di meno, tanto meglio. Però già a meno 4 è un distacco che, con tutta la seconda parte del campionato da giocare, è un distacco che me lo farei andare bene. Me lo farei andare bene. Quindi niente, ragazzi, domani dobbiamo sorpassare la Juventus. Domani sarò a San Siro, con numero 10. Sapete che faccio un post partita al mese per numero 10. Quindi vi lascio il link in descrizione nel primo commento. Se non l'avete ancora fatto, scaricate l'applicazione gratuita di numero 10, perché domani il post partita è lì. Poi dopo, sempre domani, nel canale Mastro Pagelle, come sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic. Grazie ancora, tifosi del Torino, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!